L'arte della bella scrittura, il disegno, la decorazione, l'incisione su pietra, questi sono solo alcuni dei campi in cui si esprime Andrea Arcangeli, rinomato artista romano. Membro del gruppo storico romano nelle vesti di Marmoraro e di Legionario, Andrea partecipa alle grandi manifestazioni storico-culturali capitoline, non dimenticando la rievocazione tardo-imperiale al fianco dello studioso Marco Cecini. Noi lo abbiamo incontrato all'ultima edizione di Ostienzia, Arti e Mestieri, presso il Parco archeologico di Ostia Antica. Sto realizzando delle riproduzioni di iscrizioni romane eh, seguendo i... Metodi di realizzazione che plausibilmente potevano essere utilizzati nel, nell'antichità classica, ovviamente anche presentando tutta una serie di riproduzioni di strumenti: martelli, trapani, la squadra, il compasso, la livella. Tutte cose che sono state rappresentate in bassorilievi e di cui spesso abbiamo anche reperti, provandoli, direi che si tratta di strumenti che consentono una lavorazione assolutamente al pari di quella che si può. Realizzare ad oggi con gli stessi strumenti ma contemporanei. Andrea ci illustra tecniche e caratteristiche delle iscrizioni romane. Questa lettera ora la vedete che è quasi eh, completata, ma se fate caso ha una traccetta rossa che è la traccia che avevo realizzato a pennello in calligrafia prima di realizzare l'intaglio. Dopodiché mi sono limitato a farla sparire scalpellandola. E questa plausibilmente era la tecnica di realizzazione delle epigrafi romane. Questa è la riproduzione di un'iscrizione romana di periodo imperiale conservata ai musei capitolini. La vediamo ad oggi assolutamente bianca il marmo è candido ma eh, grazie alle tracce di colore che sono rimaste sbiaditissime in qualche punto della pietra abbiamo un'idea di come potesse essere colorata appena realizzata questo vale anche per la statuaria sappiamo che eh, in tempi antichi sia le statue che le iscrizioni venivano tutte assolutamente completate con il colore e questo va assolutamente in contrapposizione rispetto a tutta la produzione neoclassica che imitava le opere romane ma che eh, le interpretava come bianche.